insieme al cardinale Gualtiero Bassetti abbiamo potuto rappresentare la realtà di Rondine e soprattutto la campagna globale Leader for Peace, lanciata proprio qui alle Nazioni Unite nel 2018 dai giovani di Rondine, gli ex nemici. Rondine ed il cardinale Gualtiero Bassetti a New York per la pace. Il presidente dell'organizzazione Franco Vaccari ed il presidente della Conferenza Episcopale Italiana hanno infatti incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite. Ha apprezzato il lavoro di Rondine e ha assicurato il proprio appoggio, anzi si è lanciato in un invito nuovo dei giovani di Rondine prima della fine dell'anno, affermando che c'è bisogno, urgenza, di nuovi leader che pensino il mondo con paradigmi assolutamente nuovi e che caccino mentalmente, prima che praticamente, l'idea della guerra dalla storia degli uomini. At Rondine we have understood how the concept of enemy is a global fallacy that pervades the world's different cultures and insinuates itself into people's lives. Emotional, sentimental, intellectual and cultural, depriving relationships of mutual trust. Sono meravigliato con il segretario dell'ONU, in poche battute da parte nostra, abbia capito lo spirito profondo di Rondine, questa riconciliazione del nemico che in un momento come questo, di focolai di guerra a tutti i livelli, sia sul bacino del Mediterraneo, nell'Asia e nell'Africa, è veramente un segno profetico che lui ha colto.